Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video tutto interamente dedicato alla Degustabox. È esattamente un anno che io ricevo a casa puntualmente ogni mese la Degustabox. Quindi, essendo passato un anno, ho pensato di fare un po' di recensione, ma anche di mostrarvi quelli che per me sono stati i prodotti top. Però prodotti nuovi, quindi prodotti che io ho scoperto grazie alla Degustabox e che mi sono piaciuti, perché ovviamente ce ne sono stati tanti prodotti che ho mangiato volentieri, che comunque sono stata contenta di ricevere, ma magari li conoscevo già perché erano prodotti di marche note o comunque prodotti esistenti sul mercato da tanto tempo. Invece ce ne sono stati alcuni che io assolutamente non conoscevo e che ho scoperto solo grazie alla Degustabox. Quindi è di questi prodotti che vi voglio parlare. Però prima di arrivare ai prodotti, volevo farvi un piccolo riassunto per chi non conoscesse la Degustabox. È una scatola piena di prodotti alimentari a sorpresa che vi arriva a casa ogni mese per il prezzo di 15 euro con le spese di spedizione gratuite. Se volete provarlo il primo mese, potete anche avere uno sconto. Vi lascio giù il codice qualora vi interessasse. Comunque vi arriva a casa e voi tutti i mesi non sapete che cosa c'è all'interno e ci sono un sacco di prodotti di marche molto note oppure prodotti che magari sono delle novità, che quindi ancora non sono così diffusi sul mercato e diciamo che la Degustabox ve li fa scoprire, ve li fa assaggiare. Ovviamente il valore dei prodotti alimentari che ci sono all'interno della Degustabox supera quello che voi spendete tutti i mesi, perché se andate a fare il conto vedrete che la somma di tutti i prodotti costerebbe più di 15 euro, quindi alla fine è un bel guadagno, un bel risparmio. E inoltre i prodotti sono veramente ottimi. Io in questo video vi farò vedere, come vi dicevo, quelli che ho scoperto, quindi quelli che per me sono stati nuovi. Alcuni ce l'ho qua con me fisicamente, altri non ce l'ho qui perché non sono riuscita a trovarli nei supermercati dopo averli assaggiati grazie alla Degustabox, ma comunque ve ne parlerò e vi farò vedere un'immagine, sperando che prima o poi siano disponibili in tutti i supermercati, perché io non sono riuscita a trovare proprio tutto quello che mi è piaciuto. Comunque, volevo fare prima una brevissima recensione del servizio Degustabox. Io devo dire che da quando ho deciso di provarla mi è sempre arrivata puntualissima, senza il minimo problema. Ve lo spedisce il Corriere Bartolini. A me arriva un messaggio, una mail in realtà, che mi avverte che il giorno XYZ mi verrà consegnata a casa la Degustabox. Quindi io so prima quando mi arriverà. Poi, vabbè, io nel condominio in cui abito ho il servizio portineria, quindi non c'è nessun problema per il ritiro dei pacchi. Però, anche qualora voi non abbiate la portinaia nel palazzo, comunque potete sapere prima quando vi arriva, quindi insomma regolarvi di conseguenza. Io devo dire che mi sono trovata benissimo perché i prodotti sono sempre arrivati in ottimo stato, è sempre arrivata ben sigillata, la data di scadenza sui prodotti andava avanti nel tempo, quindi non erano prodotti che magari erano in scadenza, anzi alcuni scadevano addirittura dopo anni, quindi comunque mi sono trovata veramente benissimo da questo punto di vista. Devo dire che c'è stato un mese in cui ho avuto un piccolo problema con la consegna, nel senso che io ero in vacanza. La portineria era chiusa in quel periodo lì perché non mi ricordo quale problema c'era stato. Comunque era stata chiusa 15 giorni la portineria. Questa cosa aveva coinciso anche con le mie vacanze e il pacco della Degustabox non mi era arrivato. Però appena ho mandato la mail e ho fatto presente che non mi era arrivata, me l'hanno subito rispedita senza il minimo problema, quindi devo dire che sono assolutamente soddisfatta da questo punto di vista. Però adesso direi di arrivare proprio al nucleo del video. Voglio farvi vedere i prodotti che ho scoperto e che mi sono piaciuti. Io partirei con l'olio biologico. Ce ne sono due tipi. Questo è della marca Benvolio e sono due tipi di olio che mi sono veramente piaciuti tantissimo e che io non conoscevo affatto. Olio di semi biologico di girasole e olio di semi biologico di lino. Questo ha un gusto un po' particolare, nel senso che è un olio che ha un gusto un po' più forte.
un po' nuovo come gusto, se vogliamo, però devo dire che a me è piaciuto tantissimo. Io l'ho utilizzato per fare la focaccia genovese. Avevo cucinato anche una serie di cose come verdure, tipo gli zucchini, i fagiolini, comunque avevo utilizzato questo olio e mi sono trovata benissimo, pur sentendo questo gusto un po' particolare che però assolutamente andava ad arricchire il sapore. Quindi questo è un olio che a me è piaciuto tantissimo e che vi consiglio. Ovviamente tenete presente che ha un gusto un pochino più forte rispetto all'olio tradizionale. Questo invece è classico perché è di girasole, però di semi di girasole, però è biologico. E quindi anche con questo mi sono trovata molto bene, l'ho trovato molto leggero e molto delicato. Quindi da quando io ho scoperto questo olio biologico, lo ricompro. Questo nei supermercati l'ho trovato alla Coop senza particolari problemi. E quindi devo dire che questi due li ricompro spesso, alterno. Adesso questa è vuota, però volevo farvi vedere la confezione. Questo è pieno, invece alterno, faccio un po' di girasole, un po' di semi di lino. Mi sembra che nei supermercati ci sia anche un'altra qualità, cioè un altro tipo di semi, però adesso non ricordo quale. Comunque questo sicuramente è da provare se non lo conoscete. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto, che ho scoperto grazie alla Degustabox, sono i legumotti Barilla. Questi in particolare sono lenticchie rosse, ceci e piselli. Questi mi sono veramente piaciuti. Io l'ho cucinato un po' come se fosse stato un risotto, quindi li ho messi a cuocere per un po' di tempo con un dado da brodo. Quindi ho fatto una specie di risotto, ma con i legumi in realtà. Però diciamo che la modalità di cottura è stata quella. E devo dire che mi sono proprio piaciuti tantissimo. A me piacciono i legumi, quindi ovviamente vi devono piacere i legumi, ma questi li ho trovati veramente buoni. Infatti li ho ricomprati. Anche questi si trovano facilmente. Come vedete, la confezione è praticamente piena perché è tipo la quinta o sesta confezione che compro dopo averli scoperti nella Degustabox. Poi ho provato le penne al grano saraceno. Queste mi sono piaciute molto, quindi è un tipo di pasta che ho apprezzato, ha un gusto particolare. Vi deve un po' piacere la tipologia di pasta integrale perché è una pasta un po' più ruvida, diciamo, però proprio per questo a me è piaciuta. Io l'ho condita semplicemente con il pomodoro, quindi non ho fatto cose particolari. Ho fatto proprio una classica pasta al pomodoro, ma era questo tipo di pasta al grano saraceno. E sono rimasta molto soddisfatta, quindi questa è un tipo di pasta che comunque mi piace. Voi sapete che non mi piace generalmente la pasta, però ci sono alcune tipologie di pasta che invece apprezzo. E rimanendo sempre in tema paste particolari, quella che ho apprezzato moltissimo è quella di lenticchie rosse. La pasta di lenticchie rosse mi piace tantissimo. Io non credevo, devo dire che non credevo, ma mi piace veramente tanto. Quindi questo genere di pasta lo mangio volentieri. Questa in particolare aveva il formato delle penne. Adesso vi faccio vedere la confezione vuota perché poi l'ho ricomprata, però sono andata a ricomprare una pasta di lenticchie rosse che in realtà non è della Barilla, è di un'altra marca e anziché penne sono tipo dei sedanini, avete presente tipo i rigatoni, ma quelli molto molto più sottili, credo si chiamino sedanini o qualcosa del genere. Comunque, non ve la faccio vedere perché non era nella Degustabox. Quella l'ho ricomprata andando a cercare la farina di lenticchie rosse e non tanto la Barilla. Però comunque questa pasta Barilla alle lenticchie rosse mi è piaciuta, è veramente buona, quindi ve la consiglio. Poi un prodotto che invece non sono riuscita a trovare, ma che mi è piaciuto, sono i pronti al vapore della Valfrutta. Diciamo che è un mix di cereali, farro, legumi, insomma è una cosa molto veloce da preparare perché sono proprio dei pronti al vapore, nel senso che in 2 o 3 minuti voi li potete già gustare perché basta metterli in padella per pochissimo tempo ed è pronto. E non li conoscevo, ma devo dire che li ho apprezzati tantissimo. Spero di riuscire a ritrovarli nei supermercati perché vorrei ricomprarli e provare anche altri gusti. Quindi questi mi sono piaciuti. Una cosa che ho apprezzato tantissimo, anche se ancora non l'ho ricomprati, ma ho intenzione di ricomprarli, sono i biscotti Plasmon dei grandi ai 5 cereali.
Mi sono piaciuti tantissimo, li ho mangiati al mattino per colazione e devo dire che con il cappuccino li ho veramente apprezzati. Tenete presente che io sono un amante dei biscotti, a me i biscotti piacciono quasi tutti sotto qualsiasi forma, è molto difficile che non mi piaccia una tipologia di biscotti. Gli unici che non apprezzo tanto sono quelli che hanno dentro la panna, quindi tipo le macine, quelli lì no perché sono troppo pesanti. Però diciamo che a parte quelli con la panna, generalmente a me piacciono tutti, quindi diciamo che con me quando si parla di biscotti si gioca facile. Però devo dire che comunque questi non li conoscevo, li ho provati, mi sono piaciuti. Tra l'altro è molto comodo il fatto che sono confezionati in singole porzioni, quindi dentro una porzione ci sono, mi sembra, 3 biscotti. E quindi è una di quelle cose che magari potete portarvi anche al lavoro, nella borsa, insomma, sono pratici e devo dire che quelli poi li ricomprerò. Restando in tema colazione, mi sono piaciuti tantissimo i muffin Mr. Day ai frutti rossi. Quelli anche, devo dire che proprio li ho apprezzati tantissimo. Non li ho trovati nei supermercati perché ci sono i muffin Mr. Day, ma non sono quelli ai frutti rossi. Quindi io sto cercando quelli. Anzi, fatemi sapere magari nei commenti se c'è un tipo di supermercato, una catena di supermercato in cui li avete visti, che magari vado a vedere nella mia città se li trovo, perché quelli li sto cercando disperatamente, non li sto ancora trovando, però comunque mi sono piaciuti e sono veramente buoni. Un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo, e anche quella però è difficile da trovare, è la marmellata 100% veggie della Valfrutta. E quella è particolare perché non ha soltanto frutta all'interno come le classiche marmellate, ma c'è anche la verdura. Quindi è una marmellata di frutta e verdura. Ce ne sono varie tipologie e devo dire che quella mi è veramente piaciuta. L'ho apprezzata tantissimo e la sto cercando esattamente come i muffin Mr. Day. Poi un'altra cosa che ho qua fisicamente sono i crumiri al cioccolato. Questi sono ancora quelli che io avevo trovato nella degusta box di qualche mese fa, anche se non ricordo il mese preciso, però credo che siano passati almeno 2 o 3 mesi. Io l'ho aperta subito la confezione, ma come potete vedere ce ne sono ancora un po' dentro perché la confezione è arrivata qua più o meno. E io sono una persona che comunque non mangia tantissimi dolci, non mangio tantissime cose, quindi una confezione di biscotti, una confezione di roba dolce a me dura veramente tantissimo. Quindi questi ancora non li ho ricomprati e sono ancora quelli originali della Degusta Box, perché comunque ne mangio uno ogni tanto, quindi ovviamente mi dura molto di più. Però devo dire che appena finirò la confezione li ricomprerò perché mi sono veramente piaciuti. Mi fa proprio piacere associarne ogni tanto uno magari al gelato o al caffè, non so, al cappuccino. Sono quelle cose un po' sfiziose, però non lo faccio tutti i giorni, lo faccio solo qualche volta. Il vantaggio è che la confezione vi dura molto di più se fate così. Quindi, insomma, a me le confezioni durano tanto. Sempre restando in tema di cose dolci, ancora non terminati, sono questi biscotti al cioccolato con l'arancia. Questi mi sono piaciuti tantissimo, ma anche in questo caso non ne mangio tantissimi, ne mangio uno ogni tanto. Ve li faccio vedere all'interno, sono fatti in questo modo, sono molto sottili e devo dire che sono buoni, sono delicati. Come vedete ci sono praticamente ancora tutti, ma non perché non mi siano piaciuti, in realtà mi piacciono molto. Sono io che non sono particolarmente golosa, quindi riesco veramente ad avere delle confezioni nel frigo eterne, perché comunque le cose veramente, come vi dicevo prima, mi vanno avanti per tanto tempo. Comunque la scadenza è a ottobre, quindi da qui a ottobre sicuramente li finirò. Però io ve li consiglio, magari non tanto adesso che fa caldo, però sicuramente con la stagione autunnale che arriverà fra pochi mesi sono da provare. Poi mi sono piaciute tantissimo le merendine Scotti con farina di riso, quelle devo dire che le ho trovate leggerissime. Per la colazione sono perfette perché non appesantiscono, danno però quell'energia che serve, sono leggere, gustose, devo dire che le ho veramente apprezzate tantissimo. Tenete presente però che anche se sono della marca Scotti e sono senza lattosio e hanno farina di riso,
non sono senza glutine perché hanno la farina di frumento, quindi se siete intolleranti al glutine, quelle non vanno bene perché il glutine c'è. Però se il problema magari è soltanto il lattosio, allora in quel caso le potete tranquillamente mangiare perché invece sono prive di lattosio. Un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo e che voglio assolutamente ricomprare, voglio provare tutti i gusti che ci sono perché questo mi è piaciuto, è il mix biologico della Arnaboldi. Questo è finito, ma adesso poi mi vado a ricomprare sia questo che quello di altri gusti. In particolare, questo è grano saraceno, zucca, carote e zenzero. Questo mi è piaciuto tantissimo. È una specie di risotto alla fine, perché io comunque l'ho cucinato così, come se fosse un risotto. E l'ho veramente apprezzato moltissimo. Questo lo vendono anche online, ho visto. Tra l'altro io ho uno sconto se lo acquisto online, che non mi ricordo dove ho messo, quindi un attimo di panico perché non so dove l'ho messo, ma so di averlo. Quindi andrò ad assaggiare poi tutte le altre tipologie che ci sono, perché questo veramente è ottimo, quindi ve lo consiglio. L'ultima cosa che vi faccio vedere è simile a quella che vi ho appena mostrato, ma contiene solo un cereale che è il farro, ed è questo farro biologico pronto in 2 minuti ed è integrale. Questo mi è piaciuto, è abbastanza simile ad un risotto, alla fine potete cucinarlo in quel modo oppure potete anche utilizzarlo per condire la pasta, per condire l'insalata, come contorno, insomma potete utilizzarlo come volete e devo dire che è buono. Queste erano 2 porzioni, pronto in 2 minuti, io l'ho messo a scaldare così in padella molto velocemente e devo dire che l'ho molto molto apprezzato. Quindi insomma, la Degustabox mi ha fatto scoprire un sacco di cose nuove, come vedete tutte apprezzatissime, tutte buonissime, ho intenzione di ricomprarle, alcune le ho già ricomprate più volte, quindi diciamo che in definitiva dopo un anno di Degustabox io ve la consiglio. Mi sono trovata bene come servizio, mi sono trovata bene come prodotti e ho scoperto un sacco di cose buonissime. Quindi, in conclusione, il mio consiglio è provatela almeno per 1 mese perché vedrete che vi piacerà. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.